al secondo blocco, che è quindi quello del mercato e del mondo finanziario. Come detto, non vogliamo correre il rischio di discutere in laboratorio dell'Agenzia del Demanio questo progetto, ma uscire con dei bandi, difesa servizi, ANAS, tutti i soggetti che vorranno, condivisi con quello che è poi il mercato. Quindi in questo senso mi fa molto piacere, ringrazio per la partecipazione l'amico Paolo Di Nola, perché come Invitalia lo chiamerei molto brevemente, Paolo, perdona i tempi ristretti, ma a testimoniare quello che è il supporto finanziario che Invitalia può dare a questo progetto. Sì, grazie, velocissimo. Io posso portare due punti di vista esperienziali per quanto riguarda il mercato. Uno è registrare strategie e tendenze della pubblica amministrazione nella nostra esperienza su aree interne, che è tutta dentro il vostro progetto, e l'altro è dirvi che cosa stiamo vedendo noi dal lato delle imprese. Allora, dal lato della pubblica amministrazione, aree interne, quindi comuni coinvolti nel grande progetto della strategia nazionale aree interne, devo dire che anche se la strategia nazionale aree interne si basa su tre cardini principali, che sono i servizi di mobilità, i servizi sanità e i servizi scuola, devo dire che tutte le aree interne mettono trasversalmente a queste tre priorità il tema turismo. Cioè tutte le aree interne italiane, tutte, genericamente tutte le aree interne italiane pensano che il turismo sia una delle chiavi strategiche per il loro per la loro crescita. Questo non è sempre vero nella realtà dei fatti, però per dire che ci siamo, cioè il progetto coglie assolutamente nel giusto, se serve questa ulteriore prova e conferma. Il secondo punto di vista è quello delle imprese. Nonostante i tempi difficili, tutto quello che sta succedendo e le previsioni di quello che succederà, devo dire che dal nostro punto di vista esperienziale, il cavallo, come si dice, il cavallo continua a bere, nel senso che noi, vi dico proprio i dati caldissimi, sono uscite tre nuove misure recentissime di incentivi alle imprese, che sono la più recente Digital Transformation, che è uscita due giorni fa, e in due giorni sono arrivate 260 domande di incentivi da parte delle imprese. Macchinari innovativi, il bando uscì ad agosto, ha già esaurito tutte le risorse a disposizione, e così pure Economia Circolare, che è uscita il 10 dicembre, già ha 70 proposte di impresa. Cioè voglio dire che nonostante la situazione difficile, le imprese stanno guardando concretamente a quello che succederà nel prossimo non remoto, nel prossimo futuro. Questo è confortante. Ovviamente non sono tutte imprese del settore turismo quelle del digital transformation, ma ce ne sono molte, quindi come dire, forza e coraggio. Invitalia sta partecipando ha messo a disposizione tutto quello che è possibile di questo progetto in cui crede, e continuiamo a collaborare per cercare di creare delle corsie non preferenziali, ma sicuramente aperte alla collaborazione per gli imprenditori, che poi dovranno eventualmente gestire in concessione i beni oggetto del progetto. Quindi disponibilità totale, interesse, i segnali del mercato, come dire, almeno da questo punto di vista, sono positivi. Paolo, grazie mille, grazie per la rapidità, ma insomma per l'intervento molto, come sempre, molto preciso. Diciamo, mi faccio portavoce in questo modo, così anticipiamo l'associazione futura dei concessionari che sono presenti, quindi il mercato è collegato, sono molti concessionari dei nostri beni presenti, quindi l'invito è proprio a cercare di offrire loro una strumentazione finanziaria che possa poi andare a sostenere, quindi creare un ambiente anche a livello finanziario fertile.